Buon pomeriggio a tutti, rieccoci insieme a voi dentro l'armadio, insieme anche a Stefania Cattaneo. Buonasera Stefania. Ben ritrovati a tutti, è un piacere come sempre essere qui con voi. E c'è anche Raimondino che questa sera è accessoriato, dopo Vedremo perché, per il tema di questa sera. Ma prima di parlare del tema di questa sera, due parole sulle sfilate, perché la Milano Fashion Week si è conclusa ieri, è stata una settimana all'insegna, come possiamo dire, del ritorno alla normalità, no? Perché le sfilate sono state in presenza. Era doveroso rivedere anche un certo pubblico, anche se poi vabbè, le notizie hanno un po' smorzato i toni, ma comunque con classe, come è stata per esempio la scelta di Armani di non mettere poi la musica e quant'altro, però abbiamo riportato la moda tra di noi. E infatti, ecco, adesso vediamo qualche immagine delle più semplificative. Ho scelto un po' di Armani, un po' di Versace, un po' di Moschino. Questo è lo stile inconfondibile di Armani, i colori sono i suoi. Quello che io ho notato, non so se tu sei d'accordo, che c'è un po' un ritorno proprio alla femminilità, perché le curve sono ridisegnate. Mi vengono in mente, no, i modelli di donna, della forma della donna, però la donna viene di nuovo segnata, io ho colto questo. Segnata ma con eleganza, quindi un ritorno alla femminilità di estrema classe. Come vedi, non ci sono cose che tendono all'eccesso. Sì. È sempre una forma misurata. Sinuosa, misurata e poi ovviamente con colori anche tendenti ai toni pastello, come possiamo vedere in queste immagini. E ricordiamo anche che si conclude la Milano Fashion Week, ma il 28 febbraio è partita la Paris Fashion Week. Certo. Quindi poi ci anticiperà l'inverno anche. Ecco, questo è Versace, le linee scultoree, no, tipiche, i tessuti tecnici di Versace, però vedi appunto che non c'è, la donna non viene mortificata, viene sempre esaltata, no, nelle proprie forme. Esaltata, tra l'altro. Mi viene da ridere a parlare io di moda in questo modo quasi forbito. Sei stata brava, mi hai insegnato bene. No, sei brava tu, perché la moda poi è per tutti. Io vedevo proprio in un cartello. La moda è per tutti, che è lo stile di questo programma. È quello che vogliamo dire, in un cartellone proprio di Versace. Ho visto lei, Donatella, insieme alle sue due modelle, proprio come ad indicare un po' quello che noi vogliamo trasmettere. Ed è la body positivity del momento, ovvero che lei indossa i suoi capi e le stanno bene come quelli delle sue modelle. Certo. Con età, forme e quant'altro differenti. Quindi ognuna di noi, se azzecca il look giusto e deve guardare noi per capire qual è il look giusto, può essere alla moda, può sentirsi. C'è anche una modella curvy che ha appena sfilato. E noi dedichiamo del tempo anche a loro, ovviamente. Assolutamente. Bellissimo questo viola che mi piace un sacco, che torna. È tipo un po' il beriperi. Tipo il beriperi, poi il rosso mixato al nero, da interista un po' rabbrividisco. Ci sta. Si può fare. Per quanto riguarda la moda, è di nuovo Moschino. Va bene, allora torniamo a noi, ai nostri consigli da dentro l'armadio, perché ci siamo occupati di tessuti, di accostamenti, di colori. Oggi è la giornata, è la volta degli accessori. Esatto, tu mi vedi accessoriato. Infatti sei pieno di accessori. Ho pensato di sfoderare le mie mollettine, che non sono mollettine ma si chiamano solo così, sì, perché quest'anno sono big, quindi è proprio mollettone. Sono mollettone, l'anno dell'eccesso ne ho portati altri due che sono proprio l'anno moda delle mollette, vedi? Queste c'erano già anche l'anno scorso, e sono queste mollette o in perla o con i glitter, però vediamo già nelle foto, anche l'abbiamo anche nelle foto, tendenti proprio a un look super, pronte ad indossare proprio le cose più grandi che abbiamo. Ah, bene. Tiriamo fuori dall'armadio quelle che, le cose che vi sembravano troppo. Sì. Ovviamente qui bisogna stare attenti agli abbinamenti. Con delle mollette così vanno di moda molto anche gli orecchini grandi, poi questi bijou. Ecco, sugli orecchini adesso poi devo chiederti una cosa, sì, perché io ho messo degli orecchini strani, volevo il tuo parere. Ma quindi le mollette grosse ed evidenti, però io per esempio ho cercato di mantenere oggi i miei consigli che avrei dato. L'orecchino, vedi,
non è eccessivo. Perché hai la molletta perché grossa. Perché ho la molletta grossa in testa, sì. Quindi cercare di bilanciare come sempre le cose. Vanno di moda anche accompagnate per esempio a una coda di cavallo con i due ciuffetti giù, un po' in moda anni 90, se vi ricordate, un po' alle Spice Girl. Quindi i due ciuffi e poi la coda con le mollette ai lati. E poi le mollette che negli ultimi anni erano messi magari un po' sulla testa, proprio in alto, anche Madonna, ecco, che ha 60 anni. Nella foto successiva, che è quella di Madonna, esatto. E la vediamo, lei ha delle mollette rock, sono piccole ma sono tante, sono quattro mollette in testa e poi proprio in alto, a mo' di bambina quasi. Sì, mamma mia, ecco, io queste non mi piacciono, quelli prima con i glitter grossi mi piacevano, queste non tanto. E però Madonna fa tendenza, quindi non ti piacciono ma le vedrai. Ma le vedrò. Le vedrai molto. Ok, c'è qualche altra molletta che la vediamo? E questa è lei in bianco e nero, ti va meglio così? Forse così sì, bianco e nero mi piace di più. Comunque bisogna abbandonare il minimal. Bisogna abbandonare il minimal, ok, quindi mollette grosse, mollette in tutta la testa e mollette alle sorelle Salassie che hanno un po' spaccato la televisione di questi ultimo periodo con il Grande Fratello. Lei è una principessa, anche se non sembra, sembra più una Bratz che sai quelle bambole, sì, anni. Sì. Però anche lei con i codini addirittura. Con i codini, questa è più carina, questa è un fiore, no? Una molletta fiorellina. Una molletta fiore con i brillantini e attenzione, vanno bene per tutte le età. Sì. Non ponetevi dei limiti in questo. Ah, bene, questo per esempio queste di perle sono grandi, sì, però queste la le perla... può portare anche la mia mamma. Esatto. Ah, quelle vanno bene per tutte le età. Va bene, sulle mollette abbiamo finito, sì? Sì, perché c'è tantissimo da dire sugli accessori, ci aprono poi quest'anno un... Qui andando verso la primavera viene voglia anche no di mettere accessori. Tu oggi sei accessoriatissima. I foulard, vediamo i foulard. I foulard. È la pagina successiva. Perché, eccoli qua. Attenzione, questo è il classico foularino al collo. Che è tornato tra l'altro di moda, messo anche così proprio aderente al collo, lo mettevano le signore per coprirsi un po' le rughe del collo. Ah sì? Sì. Allora se lo metti troppo stretto ti fa uscire la cosiddetta pappagoggia. E quindi non è il caso. Ma no. Se lo metti un po' largo tutta la parte raggrinzita un po' te la toglie. Sì, ah, ecco è il solito meccanismo come lo stivale un po' largo. Esatto. Cioè bisogna mettere gli accessori vanno sempre un po' larghi, non così non si vede la ciccia che c'è dentro. Questo è il trucco, alla fine io e stringo, poi accostate dei colori che stiano bene al vostro incarnato, al vostro tipo di carnagione, ma soprattutto quest'anno i foulard, quanti ne avete nell'armadio che non usate da anni e anni, poi si regalavano quando quando non sai cosa regalare regali un foulard. E adesso li potete appendere alle borse. Ma sai che quando sono andata a intervistare Berlusconi, sì? Ti ha regalato un foulard. Mi ha regalato un foulard, lo so, l'aveva regalato anche mia sorella. Vedi, quindi io ce l'ho lì. Beh, ce l'ho lì con scritto tiralo Berlusconi. Fuori però a questo punto lo tiro fuori il foulard di Berlusconi, ma sì, in primavera teniamo fuori, non mi ricordo neanche di che colore è. Vediamo altri foulard. Eccolo qua, ecco, è perché è un regalo proprio classico da donna. Eh sì, da questo donna. È messo a bandana. A bandana, la bandana è tornata, attenzione, si può mettere o proprio così un po' proteggi sole per intenderci, sì. Ma anche a fascia. Ah. Quindi i foulard potete riutilizzarli o che poi a bisogna capire come. Vabbè sì, Lili, non ce l'hai qua un foulard da fare il tutorial? Sì, sì, ce l'ho qua. Ovviamente l'ho messo come cintura perché nella prossima parte vedrete che i vostri foulard potete utilizzarli anche come però ci cintura. Puoi fare, no, E c'è anche un barbatrucco che io vi insegnerei proprio direttamente. Sì, dai, facciamo qua. Un tutorial, facciamo mi piace così. Un sacco. Fate una coda. Anzi, ve lo faccio vedere così che è più facile. Prendete un elastico per i capelli. Questo è eccessivo, non c'entra niente ovviamente col sì, foulard. Sì, però in per capire momento, l'elastico. Per intenderci. Quando vedete i foulard non c'è bisogno di acquistarli. Fate un fiocco, un nodo e ce l'avete già. Dopodiché lo mettete ai capelli. Ah! Hai capito? Oppure legate direttamente come stavo facendo io l'elastico ai vostri capelli e questo va bene per ogni età e vi toglie un po' fermi, l'idea, okay. Esatto. Poi fate adesso questa è lunga perché io lo stavo utilizzando come cintura, lo fate passare dentro. Sì. Vediamo se riesco e fate il fiocco. Certo, sì, adesso magari non farla contorsionista, però va abbiamo bene. Capito. No, nel fantastico. Senso che magari non ti capovolgi in diretta, è il bello della diretta, poi ci insegneranno da casa come non incastrarsi, esatto, no, però ho chiaro, quindi anche come fiocco, eccolo qua, infatti la foto che hai scelto adesso vabbè, lei qua l'ha già fatto, sì. Beh, lei credo che si sia fatta aiutare, sì,
Ma allora, ci sono proprio dei video su internet fatti apposta, magari avremo modo di mostrarli qualche giorno, perché se fate una treccia e incastrate dentro a ogni giro di treccia il foulard, sì, e poi lo appuntate, in realtà viene quella acconciatura, quindi non sono poi così difficili da fare. Ah, vedi, sì sì, perché a vederla così, vabbè, io ho capelli corti, non... Così dici, che meraviglia, è andata dalla parrucchiera. Esatto, invece in realtà non è così, no, complicato. Va bene. Ne abbiamo un'altra fatta anche a treccia, non so se è già andata in onda perché ero girata con la testa. No, questo che è molto bello. Esatto, questa è proprio la classica treccia. Ogni volta che intrecciate una parte del capello, fate passare insieme anche il foulard. Come se fosse una quarta ciocca. Come se fosse una quarta ciocca, esattamente. Okay. Poi alla fine chiudete con l'astrino. Questo è facile, penso che io riuscirei. Potete agganciarli alle borse, ovviamente non tutti i foulard insieme nello stesso momento. Certo. A meno che non siano uguali. No, beh, però questo è interessante perché o ne compriamo di nuovi oppure davvero qua questi, no, possiamo ritirare fuori quelli degli mandati dalla nonna, avrà un cassetto pieno di foulard, ecco, anche se non ve l'ha regalato Berlusconi come a me alla sua mamma, in realtà li avete i foulard in casa, li hanno tutti, no? Altro che. Ok, andiamo avanti, che... sempre col foulard per i capelli, eccolo qua. Questo è quello che cercavo di farvi vedere io con la coda. Sì. Tra l'altro li vendono anche apposta, però è un modo per risparmiare anche qualche soldino quando non serve, nel senso, certo, che in parte li vendono se nessuno li ha fatti così, però potete agganciare il vostro. Va bene, andiamo avanti. Eccolo, certo, qua, un altro, okay, tipo, bellissimi questi. Questi sono belli, ne ho scelti. Ne voglio avere capelli lunghi per la coda. Sì, non è necessario perché potete anche utilizzarla come fascia. Quindi, sì, se avete un foulard molto lungo come questo, fate due giri, sì, e poi li legate sotto. Se invece avete i capelli corti e il foulardino stretto, potete anche fare un fiocco, sì, ovviamente infiocchettato un po' da uovo di Pasqua. Esatto, magari il fiocchetto piccolino. Se non è Pasqua, no. No, evitiamo. Andiamo avanti. Ecco, questo è il fiocco... Questo è più blu ed è classico, perché, attenzione, questo passiamo già nel fiocco, il fiocco vezzoso agganciato allo chignon, che è, sì, proprio uno dei trend degli accessori per la primavera estate 2022. E il punto di semplicità è proprio la facilità con cui si può indossare. Quindi, sì, fate un raccolto, un semiraccolto e via, lisci. Ma siete subito in ordine. Si può fare da sole? Sì, ma questi sono anche dei fiocchi che sembrano fatti da sole, ma in realtà sono fatti con la mollettina, già venduti così, ah, in, okay, qualsiasi, vabbè, grande come magazzino. Come questo che vediamo adesso con i capelli rossi già lunghi, fatto, dietro, eccolo qua. Ed è molto elegante. Questo è molto elegante, sì. Beh, lei ha i capelli molto eleganti, questa modella. Se poi vi piace esagerare, potete abbinarlo anche a un fermacapelli. Ecco, ma il fiocco con il fermacapelli non è troppo? Sì, dipende dal fermacapelli, questo con quel fiocco, sì, ovviamente, esatto, troppo. Quindi se ci mettiamo un fiocco così, magari il fermacapelli piccoletto va. E poi anche un'idea per se avete i capelli sporchi, perché, ah, a volte quando uno ha i capelli sporchi li lega, però, sì, la coda fatta un po' male si vede che li hai legati perché sono sporchi. Cioè, beh, no, noi con l'occhio clinico, i maschi sono meno, no, beh, i maschi, se a meno che non ti rapi a zero, non, no, capiscono. Non è detto, è di questi tempi, però invece li legate, poi mettete un bel fiocco, sembra un'acconciatura fatta apposta. Sembra fatta apposta, e non che non ci siamo, non abbiamo fatto in tempo a lavarci i capelli. Vediamo che cerchietti e poi dopo ci fermiamo. Certo, io ve ne ho portato uno di esempio, ma quello della foto che penso, bello, che sia rappresentativo, perché questi cerchietti sono modelli importanti e ingombranti, una specie di corona. Sì, un'aureola. Questi. E, sono imbottiti tipo, no? Imbottiti, alzano questa parte e sanno... Non c'è bisogno di tirare indietro il capello come un tempo, no? Si usava il cerchietto proprio qua per tirare via i capelli dal viso. Li, sì, potete mettere anche dietro per chi ha le orecchie a sventola, che magari non ha mai usato il cerchietto. A me piacciono molto i cerchietti, sì, devo dire che io me li metto anche, ma penso sempre che siano fuori moda, quindi lo rimetterò. No, è super moda, e poi più importanti, a corone, ecco, piene di strass. Mano, questo, guarda come, pieno di strass. Questo è uno strass, ma non è dei più eccessivi, perché ci sono proprio tutti pieni, non di brillantini così, ma proprio anche pietre colorate, di, ecco, qualsiasi però anche genere. Lì se ti metti quello poi basta. Poi basta, la prossima puntata lo metterò. Sì, durante la pubblicità provo a mettermelo io quello, però voglio far la prova. L'altro, ce n'è ancora uno di cerchietto. L'altro mi abbiamo, eccolo, preso qua. Clio Makeup, che è come un esempio anche di una donna che non solo ovviamente ha fatto dell'immagine, dell'estetica la sua carriera, ma anche una curvy che è molto apprezzata da tutti, e come vedete le sta divinamente. Molto tra bene. L'altro smagrisce anche il viso così. Eh sì. No, chi ha il viso carino, secondo me il cerchietto va bene, sì, perché ti evidenzia il viso, no? Esatto. Al solito, di quello che dici sempre tu, bisogna
accentuare i punti forti, questo se ha forse il naso grosso. Poi adesso siamo anche un po' aiutati, però, perché gli ultimi due anni con la mascherina e il cerchietto si aveva troppo peso veramente sulle adesso orecchie. Finalmente almeno all'aperto si può togliere e quindi va bene, via i cerchietti, viva il cerchietto e viva il foulard. Dopo la pubblicità parliamo dei guanti di orecchini. Io ho gli orecchini, guarda, asimmetrici. Bellissimi. Uno diverso dall'altro. Volevo chiederti poi cosa, se sono trendy o se no. Te lo dico adesso dopo la pubblicità? No, dopo la pubblicità. Va bene, tra poco. Rieccoci sempre con Stefania Cattaneo e Raimondino. Fatti vedere, magari si fa vedere con la cravatta. Ma come bello! E beh, visto che parliamo di accessori, gli ho messo la cravatta. Ma anch'io stavo cercando di riallacciarmi il foulard. Vabbè, dopo se si alza, vedremo la sua cravatta. Guanti, parliamo di guanti, tornano anche i guanti. I guanti in primavera, attenzione, ecco. Perché noi siamo già catapultati nel magico mondo della primavera, eppure ci sono i guanti. E allora, come storicamente le donne di classe utilizzavano i guanti lunghi, sono veramente ritornate. Voi direte no, e invece sì, perché li avete anche già visti in giro, vi mostriamo qualche foto. Questi a sono parte quelli. Questa di Audrey Hepburn, che questo qua vabbè è il classico. È il classico, ma è tornata proprio così, un'eleganza. Era meraviglioso, meravigliosi, guanti così, ma mica te li metti per andare in ufficio dei guanti te così. Te li puoi mettere e sono anche dei look abbastanza drammatizzanti, vogliamo dire, perché tu li puoi abbinare in una maniera colorata, allora non è il classico guanto di raso da sera così alla Marilyn Monroe che vi facciamo ancora vedere giusto a un passant. Sì, beh, sei passata da una diva all'altra, esatto. Sì, perché sono un po' da diva, richiamano questo pathos teatrale, però noi li vogliamo sdrammatizzare e fare anche degli abbinamenti con magari una tuta colorata, dei colori vediamo, della hai portato qualche abbinamento, sì. Vediamo, eccolo qua. Questa è Chiara Ferragni e sono guanti di Marc Jacobs, però come vedete bianco e nero, questo è un look da ragazza ovviamente, sì. Giovane perché ha la pancia fuori, ma noi guardiamo il guanto, non stiamo guardando la maglietta e il crop top. Né i suoi addominali. I suoi addominali, quelli non guardiamoli, sennò non si va avanti qua. Però guardiamo i guanti bianco e nero, in effetti questo dici certo. Questi sono altissimi tra l'altro, perché possono arrivare anche al gomito, sì. In realtà un po' più bassi, ma ne abbiamo altri. Andiamo avanti, altri guanti. Certo, questa è una tuta verde, sempre altissima. Questo è lime. Questo è uno dei colori di moda, perché vanno di moda anche questi colori fluo, sì, molto, molto tosti. Ovviamente il guanto così a chi non sta bene, a chi ha le braccia un po' a pipistrello. Quando tu apri il braccio, adesso io per fortuna la maglia lunga. Io anche. L'abbiamo messa apposta per dare i suggerimenti. Beh, il braccio a pipistrello, cara Stefania, ti voglio dire che dopo i 40 anni le braccia cadono un po' a tutte. Sì, anche un po' prima. Se no, dai, a te non credo che siano cadute. Un pochino, a volte non ci credo. No, comunque qua quando la parte qua ovviamente è molto molle, allora non possiamo mettere un guanto molto fasciante, perché ti stringe fino a un certo punto e poi crolla l'altro, è orrendo quindi usiamo quelli quasi con lo spacco, se vogliamo, che fa l'effetto braccio magro, che fa l'effetto braccio magro, e quindi si può utilizzare anche un guanto, perché no? Ok, va bene, andiamo avanti. Quindi così lunghi come questi, però lime, sono tornati solo se sei perfettamente in forma con le braccia. Andiamo avanti. Questa invece è una donna non magra per niente, una curvy, quindi sì. Volevamo mostrarvi come anche brava. Lei mettiamo con sempre dentro una foto curvy, brava. Sì, perché queste per esempio anche su un braccio, comunque non per forza pipistrello dovuto all'età, ma magari ha dovuto al fatto che ha qualche chilo di troppo, sta benissimo. Sì, sta benissimo. Ecco, il nero, ecco il solito discorso, no? È il nero e anche un tessuto elasticizzato in questo caso, perché non è con lo spacco, non è largo questo guanto, però è molto morbido. Non cioè è ci vuole un tessuto buono, pelle. Ci vuole un tessuto elasticizzato ma morbido, giusto? Ok. Questo è il segreto. E l'ultimo guanto? Vediamo, perché non mi ricordo se l'ultimo guanto allora sì, perché adesso poi dobbiamo passare a un argomento top degli accessori che è la cintura. Allora, visto che abbiamo parlato tanto dei foulard, io ho messo questa cintura apposta, tra l'altro in pandan con la maglia, per aprire l'argomento foulard a mo' di cintura. Sì. Allora, abbiamo la classica cintura, quella che voi tutti conoscete, che va in vita, e poi il foulard. Allora, vediamo prima questa qua, la classica cintura, e vabbè. È la classica cintura con o senza logo, non è necessaria, con la fibbia che passa prevalentemente nei passanti dei pantaloni o delle gonne. Ecco, domanda. La cintura così in vista la consigliamo alla solita donna non mela?
Non mela perché cade, come dicevamo, l'occhio sul punto vita. Quindi se è una donna mela è meglio che l'abbia sotto il seno, la cintura, tirarla un po' più su, perché il décolleté è una parte forte, mentre questa parte è meglio che vada giù un po' più larga. Anche la pera. Sì. Mela la e pera? La pera no, perché se lo mettiamo sui fianchi ingigantisce. Quindi poi... alta anche per la pera? No, in vita, okay. Anche un po' più bassa della okay, mela. Quindi la mela, la donna mela, quindi quella tonda, la cintura qua, si tipo alza. Modello impero. Esatto, okay. Per intenderci. La donna pera la mettiamo un po' più bassa. Un po' più bassa. La donna clessidra, che è quella con la vita più stretta. Sulla vita la valorizza, perché chiaramente fa un vitino da Vespa. La cosa che dobbiamo dire però è attenzione, perché dove scegliete di mettere la cintura cade il vostro punto mediano, diciamo. Vi spezza il corpo in quel punto. Quindi è molto importante. Se avete le gambe che vi sembrano troppo lunghe, un po' troppo allampanate, il busto corto per intenderci, cioè voi vi sentite... C'è anche chi ha questo problema, che ha il busto troppo corto. Sì. Allora è ovvio che dovete abbassare un po' la vita, magari della cintura, metterla un po' più in giù. Cioè, bassa. Bisogna mettersi davanti allo specchio e verificare le proporzioni. È lì, e bisogna prendere cintura. Consapevolezza del proprio corpo, certo. Guardarsi e dire: no, non voglio mettere per forza questa cosa, questa cintura. Ci sono vari modelli, come vi mostriamo noi, di cinture alla moda. Scegliete quella che vi sta meglio. Ok, allora quella che abbiamo visto, quella classica in cuoio col marchio, come che abbiamo visto prima. Ma questa qua abbiamo detto, questa va messa nel punto vita, però nel punto vita anche un po' più bassa nel passante dei pantaloni, okay. Ma non di più, non di più. Andiamo avanti. Eh no, quello che dicevamo è il foulard. Questo è un bel gioco, lo perché lo potete tu. Mettere dove volete, anche come nella foto sopra una giacca, sta molto bene. Sì. E devo dire che è un buon modo per riutilizzare cose da riciclo, ma soprattutto per fare un po' quello che volete, spezzare anche gli abbinamenti, perché questo tailleur bianco poteva essere troppo serio in quell'occasione. Allora con una bella cintura colorata l'ha vivacizzato. Anche sui cappotti le cinture tu le vedi? Sì, anche sui cappotti, magari quelli un po' più morbidi, un po' più lunghi, perché okay. Ci sono dei cappotti che hanno bisogno della propria cintura, una tinta unita, perché sì. No? Certo che il foulard sul cappotto, ecco, no, no, esatto, il foulard lo mettiamo però su un tailleur, sì, su un tailleur o su uno spolverino, un qualcosa di primaverile, perché il foulard quasi sempre è seta o similseta, comunque un materiale leggero. Se lo mettete sul cappotto stride. Ok, va bene. E poi abbiamo altri due tipi di cinture che ci hai segnalato. Esatto. Allora. Una cintura moda, che è un po' come le scarpe di Prada, che aveva su quel famoso generale, no? Che sta un po' girando perché è andato in guerra con la scarpa, con l'anfibio costoso. Però per intenderci, il marsupietto, quindi una specie di cintura con agganciata un marsupio, che... Era già venuto di moda 2-3 anni fa, però era più sul davanti, più grande. Mi ricordo, a Natale, era soprattutto invernale. Era partito, no? Gucci, e poi l'avevamo fatto tutti, io ce n'avevo uno, non di marca, ma che comunque aveva questa grande, diciamo, proprio un pezzo di marsupio quasi agganciata prevalentemente sul lato. Che poi fa davanti. Da borsettina, nel senso che adesso metti è più cellulare. Borsettina, adesso è più piccolina, un po' più portamonete, se vogliamo, un po' più piccola. Quindi... mantiene e la quindi moda, è tornato di moda. Secondo me è orrendo il marsupio, ma è comodo, è comodo. Secondo me è una di quelle cose che devi usare proprio se sei una patita della moda, che magari utilizzi quelli di grandi marche, perché secondo me quelle cose un po' così borderline, cioè o tu dici o lo metti bello o lo di metti marca. Bello di marca, se no io per esempio personalmente, visto che quello di marca lo trovo esageratamente costoso per essere una cosa che segue che una così moda piccola. Non lo metto, ok, però se piace è proprio per le fashion addicted. Ok, va bene, quindi per le nostre telespettatrici che sono proprio attente a questo. Sì. E poi la cintura a cravatta è questa? A cravatta, allora, questo io ho imparato, adesso poi nei nostri futuri tutorial vi faremo vedere. Ecco, la cintura a cravatta è un modo differente per mettere una qualsiasi cintura che avete in casa, anche non solo quelle fatte così, ma anche quelle con i passanti che hanno, come per intenderci, la lancetta da inserire nel buco. Sì, quelle classiche. Quelle classiche. Fate il nodo della cravatta in vita, quindi sì. Su un vestito, su una cosa. Adesso è mi un spoglio modo mentre tu. Io riesci mi tolgo a farla? La mia. No, voglio io farmi, ci ho messo un po' per vedere imparare. Una cosa mentre. Io non so fare il nodo della cravatta, figurati, è una cintura. Ecco, potete questo imparare semplicemente, la unite, poi fate passare la parte finale sotto e la ribaltate in fuori. E così stanno bene tutte.
Stanno bene anche tutte. Una piccola come questa, adesso l'ho tolta. Io anche una piccola, quella lì su un vestitino nero, la rigiri e sta benissimo. E sta meglio. Ecco, il problema è che noi tutte, almeno io, me le faccio sempre tagliare a misura in modo che siano che non abbiano tanto e pezzo. E allora quel pezzo non so se giusto, non quella, si può. Quel punto non devi so se farlo con le cinture che sono un po' più lunghe. O un po' più lunghe, io ne perché avevo una con la fibbia un po' rotta che non teneva bene, sì. Quindi non l'avevo mai utilizzata pur essendo bellissima perché ogni volta agganciata si sganciava. Mm-hmm. Ho fatto il nodo alla cravatta, alla cravatta ed era subito a posto. Oppure un altro paio di pantaloni che mi stringeva troppo in vita. Con la cintura faceva un po' l'effetto pancia. Sì. L'ho annodata e l'ho buttata sopra e sì, distoglie l'occhio. Distoglie perché guardi il nodo e non guardi la pancia. Se esatto. Poi voglio vedere la tua pancia dov'è. Cioè forse quando aspettavi i bambini, ma adesso non mi sembra. Va bene, senti. No. Non troverai gli orecchini perché dedichiamo una parte proprio, una sì, puntata sì, ma io voglio sapere dei miei. Ah, i tuoi orecchini. Perché io li ho messi apposta. Visto che facevamo la puntata sugli accessori, ho messo questi. Vedete che sono asimmetrici. Sono molto belli e molto di moda. Li ho comprati perché mi hanno detto sono molto di moda, non li ho visti a nessuna, voglio capire se mi hanno imbrogliato o se è vero. No, è una moda che c'era già, che era passata ma che sta tornando. Dell'orecchino quindi, asimmetrico. Sì, dell'orecchino asimmetrico, c'era addirittura quelli che avevano da una parte una lettera enorme, dall'altra singolo. Sì. La cosa bella è che nel tuo caso si vede che sono lo stesso orecchino. Sì, certo, non è una coppia. No, perché non ho presi due che si c'è erano persi. C'è stato proprio il periodo in cui erano proprio diversi. Uno avevi il brillantino e l'altro sì. L'orecchino no, grande. Poi sì, si capisce che sono lo stesso genere. Però fatti a modello, non secondo dico me il brand quando perché... si inizia una moda è importante che se la segui fai anche capire che l'hai seguita apposta. Sì, che non è un caso che ho tirato fuori due cose dai cassetti, no, giuro esatto. Che li ho comprati così insieme, sono fatti così. Raimondino non ha voglia di farci vedere il suo foulard, no, ma non lo, non lo, no. Allora facciamo così, che venerdì sì? Lo richiamiamo Raimondino e magari si è svegliato e vediamo i suoi accessori. Speriamo però... che anche a casa non dormano. No. Va bene, grazie Stefania Cattaneo. Grazie a te. Proseguite con i nostri programmi, ci vediamo venerdì per un'altra puntata di Dentro l'Armadio. Arrivederci. Ciao.